Cambio di guardia nelle parrocchie Santissima Annunziata a San Rocco e al Santuario di San Michele a Sala Consilina. Al posto di Don Michele Totaro si è insediato Don Paolo Luongo. L'addio con il sacerdote originario di Monte San Giacomo è avvenuto lunedì sera al termine della celebrazione della Santa Messa nella chiesa della Santissima Annunziata. Io ho passato 9 anni e mezzo a Sala, 8 anni nella parrocchia della Santissima Annunziata. È stato un momento molto, molto difficile. Lasciare loro è stato davvero un distacco non facile, lo dico veramente con tutto il cuore. Don Michele Totaro ha lasciato la diocesi di Teggiano Policastro per raggiungere Roma. Dal 1 settembre è il regista per conto della Conferenza Episcopale Italiana delle Sante Messe, che vengono trasmesse tutte le domeniche mattina in diretta su Rai 1. È già a Roma? In questo momento sì, sto preparando la diretta di domenica prossima 6, che sarà a Comacchio, quindi siamo già un po' in attività per il momento. Però penso di avere anche un momento di studio, di approfondimento, ecco, è un tempo che vorrei dedicare alle comunicazioni sociali, anche per la nostra diocesi in realtà, poi definiremo tutto meglio con il vescovo. Da Roma il suo augurio per il nuovo parroco di Sala Consilina. Don Paolo Luongo, a cui faccio gli auguri veramente di cuore, è venuto con tanto entusiasmo e spero che abbia quell'input anche per sopperire magari a delle mie mancanze inevitabili.